DJI FPV Combo, scopriamolo insieme. Ciao amici del tubo, data storica 2 marzo 2021, è uscito il primo drone FPV della DJI, se ne sta parlando già da settembre dell'anno scorso. Oggi faremo insieme l'unboxing della versione combo e vedremo anche il motion controller. Il drone non ha la marcatura di classe europea, quindi volerà in A3. Oppla! Ecco qui il nostro fantastico drone. Finalmente ce l'ho tra le mani. Me lo immaginavo più grande, in realtà è piccolo, è giusto secondo me, dà l'idea davvero di solidità. Bellissima la colorazione, questa parte come vedete è trasparente, si intravede sotto. Vi ricordo che si può cambiare anche la calotta, quindi ci saranno possibilità di personalizzazione. Vedete che qui abbiamo indicati, per non sbagliare con le lettere A e B, le eliche, due girano in senso orario, due in senso antiorario, bisogna montarle giuste, quindi la DJI ha facilitato questa operazione. Andiamo un attimo a togliere un po' di roba da qui. Qui abbiamo i nostri visori, i visori VR2. Andiamo a vedere cosa sta nella parte sotto la scatola. Abbiamo il nostro controller, la nostra radio. Vi ricordo che gli stick di destra e di sinistra sono a molla, quindi ritornano al centro. Controller molto bello in stile DJI. Qui abbiamo l'antenna, poi parleremo bene su ogni singolo componente. Andiamo a vedere in questa scatola cosa troviamo. Abbiamo le nostre quattro eliche tripala, sono molto robuste pur essendo piccole. Qui abbiamo un altro set di quattro eliche, quindi in questa versione combo ne abbiamo in totale 8 di eliche. Andiamo a vedere cosa c'è in quest'altra scatola. Bene, la scatola dedicata al caricabatterie, quindi abbiamo qui il nostro trasformatore. Questa è la batteria dei visori. Vedete che qui abbiamo un ingresso USB-C. Questa versione combo ha una sola batteria. Non è una vera e propria versione combo con i droni della DJI. Non abbiamo nemmeno una borsa. Ecco, si apre da questo lato. Ci troviamo il cavo USB-C USB, la presa per il caricabatterie. Abbiamo la cinghia che ci servirà per tenere i nostri visori ben in testa, vedremo dopo come montarla. Abbiamo poi la guida rapida e il manuale di istruzioni, anche in italiano ovviamente. Abbiamo un altro cavo USB-C, questo è il cavo per connettere i visori alla batteria. Troviamo le quattro antenne, le antenne per i visori. Questi sono due stick di scorta per il radiocomando, una piccola chiave a brugola ed eccola qui. La seconda calotta colorata che abbiamo visto già in qualche foto trapelata nei giorni scorsi. Andiamo ad aprirla. È un verde fluo, guardate questo effetto semilucido, carino. È l'ora di passare finalmente al nostro drone. Qui troviamo un piccolo adesivo, andiamo a toglierlo. Come vedete ho rimosso la protezione del gimbal. Va a pressione, semplicissima da mettere. Per toglierla bisogna fare leva in questa posizione. Qui abbiamo la nostra camera, stiamo parlando di una camera stabilizzata su un asse, l'asse pitch. Per quanto riguarda l'asse di rollio è stabilizzata in maniera elettronica. La camera ha un sensore da 1 su 2,3 pollici, 12 megapixel, può scattare foto solo in JPEG 12 megapixel. Inoltre da un punto di vista video abbiamo il 4K fino a 60 frame per secondo, abbiamo il 1080p fino a 120 frame per secondo. La velocità di scrittura dei dati sull'SD è altissima, 120 megabit per secondo. Qui come vedete abbiamo i sensori anticollisione frontali. Questo drone ha tre velocità, la M, la S e la N. Nella M, che probabilmente sta per max, la velocità è di 140 km orari, 39 metri al secondo. Nella modalità S è di 27 metri al secondo, quindi 97 km orari,
e nella modalità N 15 metri al secondo, 54 km orari. Perché vi dico queste velocità? Perché questi sensori funzionano solamente nella modalità N, quindi nella modalità fino a 54 km orari. Abbiamo anche due sensori sottostanti, vedete che sono integrati nella stessa posizione. Abbiamo poi due sensori VPS, questo serve per il posizionamento in assenza di GPS. Oltre ai sensori VPS abbiamo anche una luce a LED. Questa luce, come presente anche su altri modelli della DJI, faciliterà l'atterraggio. Questi sono gli unici sensori che ha il nostro drone, ne parleremo meglio poi. Torniamo alla camera, messa a fuoco minima 0,6 metri, apertura focale fissa su 2,8, il FOV, che è il campo visivo di 150 gradi, elettronicamente va a ridurre la distorsione prospettica, il sistema di stabilizzazione che vi ho detto sull'asse di rollio è rock steady, lo si vede già che abbiamo solo la stabilizzazione verticale. Vi ho detto delle velocità, questo è un drone davvero che è una scheggia. Per questo motivo, in fase di progetto di sviluppo, l'hanno chiamato DJI Flash. Per quanto riguarda le luci, abbiamo due luci davanti sui piedini. Dietro abbiamo ben 8 luci, 1, 2, 3, 4 sui braccetti anteriori, 5, 6, 7, 8 sui braccetti posteriori. Si sente davvero tra le mani che è solido. Si sta parlando di 795 grammi, quindi volerà in A3, dovete avere il patentino A1 A3, volerà non in scenari urbani ma a 150 metri di distanza dagli edifici e lontano dalle persone. Qui è ben visibile una presa d'aria. Nella parte posteriore possiamo ben vedere la batteria. Abbiamo qui il tasto di accensione. La batteria è completamente scarica perché quando acquisterete questo drone sarà in ibernazione per essere protetta. Va lasciata un pochino di più in carica per far sì che esca da questa modalità, che vi ricordo una modalità di protezione in cui la batteria andrà se voi andrete a portarla sotto una certa percentuale. Si tratta di una batteria LiPo 6S, quindi a 6 celle. Per rimuoverla basta cliccare questo tasto e questo tasto assieme. Eccola qui, vedete l'alloggiamento. È una batteria da 2000 mAh, pesa 295 grammi, genera un'energia di 44,4 watt. In questa confezione, ve lo ripeto, c'è solamente una batteria. Questa parte è una parte gommata. Come vedete qui abbiamo la parte più importante, che sono i connettori. Questi sono i connettori che dovremo andare ad agganciare una volta che inseriamo la batteria. Torniamo al nostro drone da buon bergamasco, qui un bel metro da muratore, 24,5 cm di diagonale. Lasciando stare che non ha montate le eliche, si sta parlando di circa 17 cm, per quanto riguarda la larghezza circa 23 cm. È anche abbastanza alto, si sta parlando di 12 cm, con questa forma molto particolare. Anche nella parte posteriore abbiamo questa presa d'aria, questo sistema di ventilazione. Per rimuovere questa calotta, ed è il motivo per cui ci sono le brugole, dobbiamo togliere queste vitine. Sono 3 da questo lato, 4 e 4 anche dal lato opposto. Che bello ragazzi, è veramente veramente bellissimo. Averlo in mano è uno spettacolo. Se pensate che va da 0 a 100 km orari in appena 2 secondi, è una scheggia. Molto bella la scritta anche qui FPV, che poi è riproposta anche sul lato opposto, mentre invece nella parte dietro abbiamo ben in vista il logo della DJI. Altre informazioni importanti: un drone che ha una quota massima di tangenza sul livello del mare, pensate, di 6000 metri, quindi nessun problema se volete andare a sfogarvi in montagna. Non vi ho detto, questa batteria garantisce, ed è importante, 20 minuti di volo. Questa autonomia è misurata a una velocità di 40 km orari. Se rimaniamo stazionari, quindi in hovering, ha un'autonomia circa di 16 minuti, ovviamente in condizioni di assenza di vento. Questo drone, sempre rimanendo nel discorso vento, regge un vento dichiarato dai 39 ai 49 km orari. Pazzesco anche questo dato.
È un drone che ha anche il GNSS, il sistema di posizionamento tramite satelliti. Si posiziona sia col sistema satellitare GPS americano che col GLONASS russo che con il Galileo. L'abbiamo già visto col Mini 2, riesce quindi a prendere quasi 30 satelliti. In questa parte davanti noi abbiamo questo sportellino, aprendolo abbiamo la presa USB-C e l'alloggiamento dell'SD. Sia il nostro drone che i nostri visori hanno la possibilità di avere inserito una scheda di velocità 3, massimo 256 GB. Molto comodo il fatto che abbiamo questo sportellino, quindi la massima protezione da un punto di vista umidità. È a incastro, quindi basta davvero spingere per andare a chiuderlo. Andiamo a vedere come mettere le eliche. Abbiamo due tipi di elica. Su un'elica abbiamo questo cerchiolino rosso, andrà ovviamente qui, mentre invece sull'altra elica abbiamo la parte interna solamente grigia e andrà da questa parte. Impossibile sbagliarsi. Come fare a montare le eliche? Tenendo ferme la parte del rotore, non faremo altro che bloccarla e girarla nel senso inverso rispetto a quello indicato sull'elica stessa. Sono eliche a sgancio rapido, niente viti, niente brugole. Una cosa comodissima. Ricordatevi di controllare sempre il posizionamento delle eliche. Ovviamente un drone che non ha i braccetti ripieghevoli, questo di sicuro lo rende un pochino più scomodo nel trasporto. Si sta parlando comunque di 33-34 centimetri e anche in diagonale cominciamo ad arrivare a 40 centimetri. Non è il Mavic Air 2, non è il DJI Mini 2, è un prodotto diverso. È il momento di passare ai visori. I visori della DJI sono visori che hanno cambiato davvero tutto con la trasmissione in digitale. Tempi di latenza bassissimi che l'hanno resa pari se non superiore in certi aspetti a quello che era la trasmissione analogica, con tutti ovviamente i difetti di risoluzione che aveva. Qui abbiamo le parti in cui vengono posizionate le quattro antenne. Abbiamo due tasti sulla sinistra che indicano delle freccette, una sopra e una sotto. Abbiamo l'ingresso USB-C per la ricarica, abbiamo l'ingresso della microSD, vi ho detto prima, fino a 256 GB. Nella parte superiore abbiamo il logo della DJI ben in vista qui, questa vi ricordo la versione 2. Qui abbiamo un piccolo joystick che ci servirà a muoverci nel menu, il tasto REC e un secondo tasto di fianco. Da questa parte non abbiamo più nulla. Qui sotto abbiamo delle levette, vedremo poi a cosa servono queste levette. Non sono a scatto ma sono a posizionamento, probabilmente servono a regolare la parte degli schermi. Qui ci sono le due protezioni che vanno rimosse, sono due schermi da 2 pollici per 2. Abbiamo qui l'ingresso per l'alimentazione e abbiamo poi l'ingresso per le cuffie. La trasmissione del segnale audio è garantita fino a 6 km. Questi visori pesano 420 grammi. La distanza di trasmissione che accomuna sia i visori che il radiocomando è di 10 km in FCC mode, quindi nel sistema di trasmissione concesso nei paesi come la Cina e l'America. Per quanto riguarda la CE mode, la potenza del segnale permessa in Europa, abbiamo i 6 km di distanza. Sono gli stessi dati dell'OcuSync 2.0 sui droni come Mavic Air 2 e il Mini 2. Il bitrate massimo di trasmissione video è di 50 megabit per secondo. Ottimo davvero. Per quanto riguarda la registrazione sulla SD, formato video è l'MP4 H264. H264 è il sistema di codifica. Per quanto riguarda invece il nostro, il drone invece può registrare anche con sistema di codifica H265. È un sistema migliore, moderno, poi va trattato però con dei computer di ultima generazione per non avere rallentamenti. La batteria che è integrata in questi visori è da 1800 mAh. È una LiPo 2S. Energia che può sviluppare di 18 watt ora. Qual è il miracolo di questi visori? Quello che davvero ha fatto sì che la DJI, che già 2 anni fa ha lanciato questo sistema FPV digitale, cambiasse le regole del gioco. Abbiamo due sistemi, un sistema
high quality, massima qualità, con una latenza, pensate, di soltanto 40 millisecondi e una risoluzione di 810p a 60 frame per secondo, mentre invece se andiamo in una modalità low latency, bassa latenza, sempre la stessa risoluzione, 810p, 120 frame per secondo, ma abbiamo una latenza minore uguale a 28 millisecondi. Questo ci permette di pilotare questo drone in tempo reale senza nessun ritardo, quindi massima sicurezza, una sicurezza ancora maggiore. Pensate a tutte le volte che abbiamo dei riflessi e della luce forte sul nostro smartphone e non riusciamo bene a vedere quello che stiamo facendo col drone. Con questi visori invece noi siamo lì con il ritorno video perfetto e, ve l'ho detto, latenza bassissima, la DJI ha fatto un miracolo. Dato che ci siamo, vediamo anche il sistema semplicissimo con queste fibbiette con cui andiamo a preparare i nostri visori. La parte dietro, sempre col simbolino DJI sulla parte gommata, è davvero molto ma molto bella, è un prodotto fantastico, non c'è niente da dire, lo si vede già toccandolo in mano, un'emozione grandissima, non ve lo nascondo. Questa parte qui è molto morbida, poi quando metterò la camera in verticale vi darò anche la mia sensazione. Per quanto riguarda questa parte, è metallica, questa parte invece è gommata. Dato che ci siamo, andiamo a montare anche le quattro antenne a vite. Da un punto di vista packaging, fantastico, hanno davvero imparato dalla Apple. Quante volte mi avete sentito dire che la DJI è la Apple dei droni? A fine corsa non serve sforzare, una volta che sentite che è vitato, ok, lasciate così. Cosa ci resta da vedere? Beh, due cosette importanti. Partiamo dal radiocomando, abbiamo già visto le antenne. Nella scatola avete visto che abbiamo due stick di scorta, ma gli stick principali, come altri droni della DJI, li troviamo qui. Quindi abbiamo la possibilità, per rendere più ergonomico il nostro radiocomando, di tenerli a parte. Sono stick diversi da quelli dei droni della DJI, sono molto piccoli, spero che riusciate bene a vederli, sono in metallo e la parte qua di aggancio è davvero piccola piccola piccola. Il radiocomando fantastico, abbiamo già la batteria, come vedete carica più del 50%, abbiamo 4 LED di colore verdi. Questo radiocomando pesa 346 grammi, per caricare la batteria che sta al suo interno ci vogliono 2 ore e mezzo, la batteria garantisce, pensate, 9 ore di durata. Vi ho già detto che la distanza massima di trasmissione, come anche per i visori, è di 6 km in CE mode e di 10 km in FCC mode. Ma vediamolo meglio questo radiocomando. Qui abbiamo il tasto C1 che è personalizzabile. Questo non è altro che un gancetto, vediamo se riesco anche questo a farvelo vedere, che servirà per mettere una tracolla. Qui abbiamo il tasto di accensione, quindi cliccandolo una volta vediamo lo stato di carica della batteria integrata nel nostro radiocomando. Per accenderlo, come tutti i droni della DJI, va cliccato una volta e poi la seconda, fino a che vediamo la sequenza dei 4 LED che si accendono uno dietro l'altro. Andiamo a vedere la parte sopra, che tanto mi aveva entusiasmato quando ho visto le prime immagini. Giriamolo così. Qui abbiamo il tasto per il ritorno a casa, dalla parte opposta abbiamo il tasto per mettere in pausa, qui abbiamo il tasto per far partire la registrazione video oppure per scattare fotografie, qui abbiamo un tasto start e stop, dovrò studiarmelo bene, qui abbiamo un tasto fisico a 3 posizioni e qui abbiamo il tasto per la regolazione delle 3 velocità. Ve l'ho detto, la M, che è quella che ci permette di andare fino a 140 km orari, sensori disattivati, la S, una velocità intermedia, e la N, 54 km orari, sensori che possono essere attivati. Qui abbiamo la rotella del nostro gimbal stabilizzato a un asse, ci permette di muovere sull'asse verticale la camera del nostro FPV drone. Qui abbiamo l'ingresso USB-C per caricare la batteria del nostro radiocomando. Cosa importante, avete visto che gli stick hanno la molla per cui tornano nella parte centrale, come tutti i droni della DJI. Questa cosa non piace sicuramente ai puristi dell'FPV che volano in acro. Questo perché la leva del gas, che sia di destra o di sinistra, dipende se si sta utilizzando il mod 1 o il mod 2, non ha la molla
praticamente in questa posizione verso il basso l'acceleratore, il throttle è a zero e man mano noi lo alziamo diamo gas al velivolo, non c'è nessuna molla, non c'è problema. Queste parti dietro che sugli altri radiocomandi della DJI sono fisse, sono parti morbide che danno un maggior grip, in questo caso si vanno ad aprire come vedete nella freccia. Ci sono due viti, con una vite si regolerà la resistenza della leva per renderla più dura o più morbida in funzione delle esigenze. Ma con l'altra vite che abbiamo andremo totalmente a disattivare la molla, per cui avremo un comando classico FPV. Ripeto ancora una volta, vale per tutte e due le leve, dipende che mode utilizzate, quindi se utilizzate per il trotto la leva di sinistra o la leva di destra. Interessante anche nella parte posteriore questa presa d'aria per raffreddare il radiocomando stesso. So che siete curiosi. E allora andiamo a vedercelo questo motion controller. Ricordatevi che personal drone da un punto di vista di assistenza al cliente è una garanzia. D'altronde se bazzicate sui social conoscete anche Vittorio Menna. Questo motion controller, che vi garantisco sarà un sistema rivoluzionario, non si trova nella versione combo. Il motion controller va acquistato a parte, poi vi parlerò dei prezzi. Sembra di aprire un iPhone. Eccolo qui. Abbiamo anche un laccetto. Andiamo a vedere un attimo sotto la scatola se c'è qualcos'altro. No, solo gel di silice per l'umidità. Possiamo dire che non è un misuratore per la febbre, visto il periodo in cui siamo. Nella parte bassa abbiamo questo sportellino in cui troviamo la presa USB-C per caricare il motion controller. Pesa 165 grammi. Per quanto riguarda la connessione col nostro drone, è identica a quella del radiocomando, è identica a quella dei visori. 6 km in CE mode, 10 km in FCC mode. Pensate che con una carica massima della batteria integrata noi possiamo utilizzare questo motion controller per 300 minuti, 5 ore. Queste batterie sono meno delicate ovviamente di quelle lipo che usiamo sui droni, per questo motivo hanno già una parte di carica. Molto carino l'accetto, un po' quello che c'è anche sulla Osmo, già che ci sono io lo metto anche. Andiamo a vedercelo. Partiamo con questo che si trova a destra, è il pulsante di accensione. Cliccando una volta possiamo vedere anche la carica della batteria e poi ha la stessa accensione di DJI, quindi va cliccato una volta e poi tenuto premuto per un tot di secondi. Alla prima accensione dovremo andare ad abbinarlo ai nostri visori tramite la DJI Fly App. Collegheremo i visori col cavo USB-C al nostro smartphone, entreremo sulla DJI Fly App e attiveremo il motion controller. Questo tasto rosso, vedete che la freccia ci indica che è il lock, il blocco. Premendolo due volte avvieremo i motori del nostro drone. Premendolo e tenendolo premuto il drone si alzerà, decollerà e andrà a un metro di altezza e stazionerà lì. Qualora il drone è già in hovering e noi andiamo a tenere premuto questo tasto, il drone atterrerà. Questo è il tasto della modalità, premendolo una volta si cambierà la modalità di volo. Questo è il tasto di brake, quindi il freno, lo stop. In qualsiasi situazione, se noi lo clicchiamo, il drone si fermerà e stazionerà in volo. È una sicurezza. Abbiamo anche queste due lettine che ci permettono di cliccarlo in maniera sicura senza andare per errore a cliccare al suo posto questi tasti. Questo perché quando noi utilizzeremo il motion controller avremo ovviamente i visori, non staremo guardando il motion controller. Bisogna cominciare a prendere un po' di memoria fisica sulla posizione dei tasti, che comunque sono davvero immediati. Andiamo qui sempre sulla sinistra e troviamo il tilt. Praticamente questo slider ci permette di inclinare la camera del nostro drone, di inclinare il gimbal sull'asse verticale. Abbiamo il tasto di rec per far partire le riprese. Tenendolo premuto si passa dalla modalità foto a quella video o viceversa. Cliccando una volta si fa partire la registrazione o scattare la foto, cliccandolo un'altra volta si interrompe la registrazione se stiamo facendo una ripresa. Passiamo a questo che è l'acceleratore. Quindi andando a cliccare il grilletto con il dito indice, noi andremo
ad accelerare il drone, a farlo andare nella direzione in cui si trova la direzione che noi vediamo dai visori. Ma come faremo noi col motion controller a guidare il nostro velivolo? In funzione della sua posizione nello spazio. Se noi inclineremo a destra o a sinistra, il drone traslerà verso destra o verso sinistra, oppure lo gireremo così, il drone ruoterà su se stesso. Se noi inclineremo il motion controller davanti e dietro, faremo inclinare il nostro drone, probabilmente fino a un angolo prestabilito. Con un giroscopio all'interno, quindi spostandolo praticamente solo in questa maniera, qui stiamo parlando di una rivoluzione assurda. Stiamo parlando di controllare un drone semplicemente con una mano. Ragazzi, state guardando qui che spettacolo, che spettacolo. Ovviamente devo andare a studiare, qui ho il manuale guida rapida e poi non vi ho fatto vedere per quanto riguarda il motion controller, anche lui ha il suo manualino. Qui è spiegato bene il funzionamento del motion controller. Questo, ragazzi, non ci prova la febbre, questo non ci fa neanche la barba. Avete visto che ho fatto la barba, ma non ho utilizzato questo. Questo cambia il modo di volare. La DJI è riuscita a stupirmi anche oggi. Anche oggi. Eccomi qui, sono tornato, sono andato a prendere il mio Mavic Air 2 anche per farvi vedere un attimino le dimensioni. Come vedete lui non è grande e ovviamente non ha i braccetti ripiegabili. Da un punto di vista estetico a me piace tantissimo, non piacerà magari ai puristi del volo FPV. Questo, come ho raccontato in questo mio video, non è un vero e proprio drone FPV, è un'altra cosa, un drone ibrido. Vi ho detto che dovevo provare i visori e andiamo a provare questi visori. Mi entra un pochino di luce qui, poca poca, i visori però sono davvero molto molto comodi. Mi ci vedete? Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. È giunto il momento di andare a mettere tutto sotto carica. Non ci resta che concludere questo video, è stato un po' lungo ma ho voluto farvi vedere tutto. Inoltre oggi è il day one, quindi voglio in fretta andare a montare il video per portarvelo sul canale. Parliamo di prezzi. La mia versione è la versione FPV combo drone, una batteria, visori, radio comando, due set di eliche, viene 1349 euro. Questo prodotto è già disponibile su Personal Drones, quindi se lo ordinate in 24-48 ore in funzione di dove abitate, ovviamente vi arriva a casa. Per quanto riguarda il motion controller, già disponibile sul sito di Personal Drones, trovate tutti i link in descrizione, 149 euro. Quando si parla di droni della DJI si parla anche di assicurazione tra virgolette casco sul drone che protegge in caso di incidenti che generate voi. Su questo drone forse avrà ancora più senso. Per quanto riguarda la DJI Care Refresh di un anno vi costa 199 euro, per quanto riguarda la DJI Care Refresh di due anni vi costa 329 euro. Su Personal Drones trovate degli appassionati del mondo FPV e anche da un punto di vista di assistenza e riparazione vi sanno dare tutto il supporto che può servire con un drone di questo tipo. Mi sembra corretto anche dirvi che se acquisterete questo prodotto o anche altri prodotti della DJI dai link che trovate in descrizione, aiuterete anche il mio canale. Spero che questo video che vi ho portato in fretta oggi vi sia servito per avere una panoramica di quello che è questo nuovo drone. Ovviamente impareremo a conoscerlo, vedremo cosa ci regalerà da un punto di vista di immagini e di funzioni, soprattutto con questo. Questo voleva essere solamente un unboxing fatto insieme a voi. Se questo video vi è stato utile, lasciate un bel like al canale, ci sarà da divertirsi, quindi iscrivetevi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate in attesa dei primi voli. Il prossimo video sarà proprio quello, primo volo con DJI FPV drone. Ora io vi saluto e vi do appuntamento a quello che vi ho già spoilerato, sarà il prossimo video. Ciao!